Mi raccomando, Sparky, ja? Un pronto per altro mio atterraggio patentato su fondo schiena, un sotto coda, ja? Caput, essere caput, caput! Oh, testone, zuccone, mio cranio vibrare! Dove essere io? Essere il cimitero, ya? Sparky! Dove essere tu? Sparky! Qui, barone. E tu cosa fare lassù? No, sto solo oscillando. Sparky, tu, tum, tum, zuccone, tum! Tu venire qui a sollevarmi da mio sedere? No, sì. Zuccone, 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 testa di legno. Tu sai cos'è questa? Tu sai cos'è questa? È un'elica, mi sembra. Giusto! E quante volte io avrei detto che elica essere messa su davanti, di fronte a parecchio velivolo per volare? Io l'ho messa davanti, barone. È lei che era seduto con le spalle all'elica. Ecco perché io continuare a vedere sempre dove io essere venuto. Sì, può darsi. Può darsi, io. Guarda! Guardare laggiù! Là essere aerodromo, noi alloggiare laggiù! Come? Noi poter prendere alloggio laggiù! Noi prendere camba! Stare insieme, fare camba, tu capire, branda, castello, oh, tu stare sopra, io sotto, cosa dire tu, eh? È soltanto un vecchio castello per me. Tu dici castello, io dire aerodromo! Appena riparato, glorioso apparecchio! Noi decollare, noi! Imbegnare in implacabile duello aereo contro Lord Smedley, ancora se il suo bisogno scimmione, Tracy Holmes Harrington! Già, e l'ultima volta ci hanno anche pestato, se non sbaglio. Io semplicemente abbattuto. Se dovremmo fare un altro duello aereo, ci conviene trovare un aereo più veloce. Per quale motivo? Così poi ce la filiamo. Tu non esserti arruolato volontario? Sì, per evitare la gara. Immaginavo, vieni con me. Punteggio pari, questo è l'inning conclusivo. Ora tocca al battitore 3-2. Dammi il telefono, Tracer, per favore, dai, forza. Grazie. Spencer, Tracer Kong a Chiappa Fantasma. Oh, vuoi passarmi il telefono e toglierti quei ridicoli occhiali? Ecco, ecco che si appresta al lancio. Il pitcher ha fatto un lancio spettacoloso. Su, 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 ecco che avanza. Prima base, seconda base, terza base, casa base. La palla è scomparsa. Spencer, tre secondi a Chiappa fa... Ah, oh, sei tu, Spencer, eh? Come sei andato alla partita? Che cosa? Che cosa dici che è successo? Hanno lanciato la palla fuori del campo e l'ha presa un tipo tutto peloso? Senti, abbiamo molto lavoro da sbrigare, perciò torna subito in ufficio, per favore, e portami un hot dog. Ecco il tuo hot dog. Grazie, Spencer. Sì, niente. Ecco qua. Scusa il ritardo, ma ho concluso un affare con un tizio che ho incontrato. No. Sì. Che genere di affare? Indovina cosa ho comprato. Cosa? Il ponte di Brooklyn. Il ponte di Brooklyn. Perché? Non ci credi? E dove hai intenzione di farlo piazzare, questo ponte di Brooklyn? Nel vicolo fra i due palazzi? Come hai indovinato? Ascoltami, intelligentone. Il ponte di Brooklyn non ci può entrare nel vicolo fra questi due palazzi. Dici di no? No, diglielo tu, Trace. Hai visto? Va bene, ragazzi! Lasciate perdere, buttatelo giù! Beh,
Grazie comunque, amici. Allora, ci sono due cose qui che occorre riparare: il tuo cervello e l'apparecchio TV. L'apparecchio TV? Vuoi dire che non potrò vedere il film Brivido della notte a mezzanotte? Ringrazio il tuo amico, nessuno potrà vedere più niente con quel televisore, e per un bel pezzo. Diavolo! Piantate la pagliaccia e andate a vedere qual è il nostro nuovo incarico. Dobbiamo ricordarci di far aggiustare il televisore più tardi. Trasmettono uno dei miei film preferiti stasera. Ali sopra Hoboken. Ci lavora James Mason nella parte di Lord Smedley, il famosissimo pilota. Decolliamo, Tracy. La partita è iniziata. Ah! Non dicevo te, Trace! Tracy era il nome del meccanico di Lord Smedley. Rallenta. Also Brian in Gaggen, in Gaggen, lo so, Smedley è qui da qualche parte, Sparky, né Smedley nel suo scimmione bisondo, si sono mai visti nello spazio infinito del grande al di là. Grillo, è Cavalletta che parla. Mi ricevi, Grillo? Qual è il messaggio? Cri-cri, cri-cri. Cri-cri, ai grilli nella zucca, voglio le parole, voglio le parole. Sono queste le parole, è un grillo parlato. Cri-cri da parte di un grillo, ya, basta così, non dire altro. Tu prendi macchina fotografica e vai a scattare foto dall'alto di intera area. Occhi tocchi. Tu avrai visto cosa ha fatto tu? No. Non visto cosa ha fatto tu? Faccio vedere io. Io avrei dato macchina fotografica e detto tu dovrai andare a scattare fotografie da alta di zona torno e tu... Oh! Oh! Adesso ho fatto io. Saremo fortunati se arriveremo a destinazione tutti di un pezzo. Perché hai scelto questa strada? Tre, se guidi ancora così io me ne vado a piedi, chiaro? Prima, prima! Non c'era bisogno di prendermi così alla lettera. Va subito a prelevare il nastro. Una pompa antincendio? Ti dico, Trace, che questa è la cosa più ridicola che mi sia mai capitata. Su, avanti, sentiamo il nastro. Sono Zero, acchiappa fantasmi. Il vostro prossimo compito è di non far decollare il barone rosso e il suo secondo pilota. State attenti e tenete i piedi ben piantati a terra. Questo nastro si autodistruggerà fra 5 secondi. Trace, ti sembra questo il momento adatto per metterti a giocare a nascondino? Il barone rosso, Chissà cos'è tornato a fare sulla Terra. Beh, forse è tornato per prendere un apparecchio. Già. Zero dice che è venuto col suo secondo pilota. E non con Lima, sì, proprio non con Lima. Sì, lo so, non con Lima che siano tornati in due per prendere un aereo. Trace, cosa stai facendo con quegli attrezzi? Ah, niente, sta solo riparando il televisore. Beh, e quando avrai finito con la TV potresti aggiustarmi l'orologio? Controlla in archivio cosa abbiamo sul barone rosso, dai. Sì. No, il foglio è sbagliato. Ah,
Lascia perdere l'archivio. Senti, c'è un libro di biografie di famosi piloti sopra lo scaffale. Non ci serve il libro sul barone rosso. Io ho imparato tutto dai vecchi film che ho visto. Egli precipitò battendosi contro Lord Smedley. Oh, chiudi gli occhi. Adesso aprili pure. Beh, pip pip, vecchio mio, è arrivato il momento di decollare, non ti pare? Tracy, controlla temperatura motori. Cosa sta facendo? Prepara il termometro. Non sai proprio nulla dei vecchi film d'aviazione. Abbiamo tanto lavoro da fare. Forza, andiamo. Aquila, qui è Gallina Rossa. Ho le fotografie dall'alto. Gallina Rossa, qui Aquila, identificati. Dammi la... insomma, chi sei? Vuoi presentarti di persona? Fammi vedere quelle fotografie dall'alto. E queste sarebbero fotografie panoramiche? Già, ho fatto le fotografie dall'alto, ma c'erano troppe antenne. Queste fotografie non servono a niente. Dammi la macchina, andare a fare fotografie io personalmente, eh? Oh! Contatto! Contatto! Stabilito! Decollo! Decollo, decollo! Che cos'era? Forse uno zanzarone. Per me era lo scatto di un obiettivo. Beh, sarà uno zanzarone con obiettivo. Chiedo permesso di atterrare. Qual è la parola d'ordine? Sparchi, brutto zuccone, lasciami atterrare. Lasciami atterrare, lasciami e Sparchi, brutto zuccone. È questa la parola d'ordine. Sparky, che ne dici di queste foto formato 18-24 scattate dall'alto? Beh, io non sono sicuro per quanto riguarda Lord Smedley, ma riconosco una scimmia quando ne vedo una. Ah, il simile riconosce il simile. È buona? No, non è affatto buona. Sento un apparecchio. Sembra il rumore di quei vecchi aerei che si vedevano al cinema una volta. Senti. Se c'è davvero un vecchio aereo che sta sorvolando questo cimitero a quest'ora di notte, io mi mangio il cappello di Trace. Però hai dimenticato il gelato, caro Trace. La vuoi piantare, per favore? Andiamo. Io non lo sento più volare. Non so chi fosse, ma è a terra. Non vogliamo più. Già. Abbiamo atterrato. Già. Sono al suolo. Sì. Sono tutto sano. Ma che ti è preso? Non potevi dire un altro piccolo sì per me o magari qualcosa di più? Che ti è preso? Ah ah! Così, Smedley, finalmente siamo faccia a faccia, tu e quello scimmione bisondo. Ti presi, Holmes Harrington? In tutti questi anni non avevo mai saputo il tuo cognome. Ebbene sì, è un vero piacere. Credo che quello scimmione abbia cominciato a riparare aerei da tantissimi anni. Ecco perché è così bisondo. Voi! Sono gli spettri, venite! Partare! Partare! Andare verso aerotromo! È sempre un vecchio castello per me. Loro... Sono loro che stanno volando! Dobbiamo tenerli fermi il tempo sufficiente per smaterializzarli. Sì, ma come? L'unico motivo per cui erano scesi nel cimitero è che avevano scambiato me per Lord Smedley e Trace per uno scimmione bisunto. Quanto al bisunto. Barone,
siamo tornati qui un'altra volta. Ah, essere domanda molto interessante, io dare risposte. Wenn my house to die Blackman und die mit Sassen Heligen Heinz Magen und Spulbecken die Platze. Ma perché siamo scesi qui di nuovo? Conoscere posto essere come mia magione, io stare molto comodo e mi piacere. Cosa ti prendere tu aver qualcosa contro vecchi aerodromi? È sempre un vecchio castello. Tu parlare di castelli, oh, sembra di castello. Tu venire con me, Pete, venire. Ora vedere il nostro posticino tranquillo. Ya, guardare qui, guardare qui, guardare. Bei saloni vasti, un polverosi. Essere di grande piacimento papà e mamma. Oh, oh, ci rivedere a noi. Ciao, come stare? Ti trovare molto ben messo. Essere mio cugino. Oh, ah, zitto. Tracy, 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 Tracy. Abbiamo trovato un vento di prua molto forte. Sì, è stata la fortuna ad aiutarci. Ci capitano sempre missioni pericolose, vecchio mio. Ma la vecchia Ginny ci ha riportato a casa anche stavolta. Credo che il meccanico stia usando la borsa della vecchia Ginny come porta attrezzi. Il barone rosso, eh? Lord Smedley, eh? Le ho già dato una lezione una volta e gliela darò di nuovo, barone. Ah, sì? Lo vedremo. Ci sei, Sparky? Sì. Ascolta. Avere detto bene. È stato molto bravo. Lo immaginavo. Kong aveva detto che doveva arrivare per farli sparire con lo smaterializzatore. Dov'è finito? Quegli imbecilli si sono dimenticati di lasciarmi lo smaterializzatore. Dobbiamo tenerli occupati. Stai aspettando qualcuno per caso? Sì. Sono preoccupato per l'816. È in grave ritardo. Non avrei dovuto farlo decollare in una nottata così. È ubriaco fradicio per tutti. Ah, sta arrivando! 8. 1. 6. Beh, non ce l'ha fatta tutto intero, ma è tornato. Sparky, Smedley e il suo scimmione Bisund stanno preparando qualcosa. Noi dovremmo muoverci, tu imbiumare loro elica adesso. Okidoki. Okidoki, a me il barone, okidoki. Avanti, avanti tu, zuccone, fortfahren, fortfahren. Ricoprire di piuma loro eliche e bloccare. Avanti, fort raus. Condor, Condor, dare identificazione, qui galline. Piume? Sì, esatto. Piume. Colla? Oh. Ehi, io non devo essere impiumato. Ehi, mi sento come una gallina che abbia un incubo. Dammi lo smaterializzatore, aspetta. Lo smaterializzatore? Ah, brutta zuccona. Allora tu smetti, tu e i tuoi bisogni, amici, vi illudete di aver me appietato per sempre. Io barone rossa, niente da fare illusi. Avanti, il cielo ci attenda. Voleremo come ai vecchi tempi. Contatto. Contatto. Decollo. Decollo. Heinzweindrei, Heinzweindrei. Bye, bye, bye. Stanno volando nel corridoio! Fatto, andiamo, coraggio! Beh, stanno volando fuori dalla finestra! Sono sempre in volo sopra di noi! Dobbiamo cercare di farli scendere. Passato di piselli. Oh, dannazione, io caput! Tu non avevi mai vinto, Smedley, se non essere scesa nebbia. Già, era appiccicosa come un passato di piselli. Era un vero passato di piselli, amici belli. Zack! Ha, 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 ha.
Bene, Spence, abbiamo tarpato le ali al nostro barone rosso. E non dovrebbe darci più noia per un bel pezzo. Già, e io non voglio più vedere vecchi film di aviazione perlomeno per 6 mesi. E non voglio più neanche pensare a volare. Fa, tu non vuoi più saperne del volo e lui ti disegna un missile. Sì, ma è solo un disegno.